Stamattina abbiamo voluto portare la nostra testimonianza e il nostro saluto alle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e che stanno iniziando questo nuovo progetto di supporto ai genitori e alle scuole per evitare assembramenti, cercare di contenere gli assembramenti e dare indicazioni ai genitori che portano i propri figli a scuola. È un progetto importante coordinato dalla polizia locale che vede anche la presenza fondamentale degli osservatori civici che sono i nostri volontari comunali che prestano un servizio di orientamento e di aiuto. Credo sia un progetto importante, mi complimento con la polizia locale, con l'assessorato, insomma sia la polizia locale che i servizi sociali che hanno predisposto questo importante servizio in breve tempo a servizio di tutta la cittadinanza. Per ora gli osservatori civici sono 5 che ci hanno dato una mano qui e abbiamo invece 10 percettori del reddito di cittadinanza. La prossima settimana se ne aggiungeranno altre 5 e quindi aumenteremo le scuole. Per oggi le scuole interessate sono 7 e abbiamo i Marazzani, abbiamo la Libertà, Ricci, Regina e Margherita, i Don Milani e i Piccolini. Sicuramente questo lavoro sarà ampliato nelle prossime settimane. Fanno 8 ore settimanali di cui iniziano la mattina dalle 8 alle 9, quindi per l'ingresso dei bambini, e dalle 16 alle 17, l'uscita dei ragazzi.